Tassa, tassa, tassa qui, tassa là, vai a fine mese che hai perso metà della roba, è morta tua nonna, tasse, tasse, i cadaveri costano, tasse. Vediamo un po' di Ratorix. Sei nato, tasse, tasse. Ah, in Italia è così, ragazzi, in Italia è un'inculata incredibile. Allora, quante di queste cose sei colpevole da aver commesso? Va bene, vediamo, vediamo. Colpevole. Anche tu, vero? Colpevole, sì, colpevole. Facevo correre le dita sulle cose mentre scendevo, sì. Sì. Ammetto di averlo fatto. Ben una volta nella vita ti è successo, ci posso scommettere quel che ti pare. Probabilmente lo fai ancora, lo so benissimo. E sapete che c'è? Oggi daremo un'occhiata a cose del genere. Cose che tutti quanti abbiamo fatto. Siamo tutti quanti uguali. Abbiamo tutti quanti gli stessi problemi, ok? Quando non hai più paura di uscire dalle stanze buie, ok? Però poi senti un rumore. È la logica. Questo le persone non capiscono. Il mostro del bagno è invisibile. Compare solo con la luce spenta. Questo, il mostro del gabinetto è un mostro intangibile e invisibile che si materializza quando io spengo la luce e cerca di mettermi un dito nel culo. Perché questo che fa? Perché noi scappiamo sempre col culo in avanti. Non so perché la gente scappa sempre. Non scappa mai col culo in avanti. La gente scappa sempre col culo in avanti. Perché il mostro del cesso ti incula. E ti incula solo quando è buio. Questa è la regola. Ok, sì. Ma sapete qual è il fatto che io continuo a pensare, non esistono i fantasmi, non esiste nessuno di cattivo o roba del genere, però ogni singola volta appena sento qualcosa, mi cago sotto! Che poi dovete sapere, io per esempio a casa ho tipo la scalinata con la luce che la premete e dopo tipo 2 minuti si spegne, no? Vi dirò, diventerò veramente un adulto il giorno nel quale tipo la luce si spegne e io non correrò, ok? Quando esci dal cinema nel mezzo del giorno... È vero, cazzo. È verissimo. Ti arriva la luce in faccia, ti pulsano gli occhi che ti fanno male come se uno te li premesse. Tu sai che... Oh, oddio mio. Flashbang. Mamma mia. Che comunque in realtà mi succede la stessa cosa anche di sera. Tipo esco da lì perché i cinema hanno delle luci troppo potenti. Vi giuro ci rimango accecato per tipo un minuto. Anche a volte quando sei in camera, che sei stato in camera tutto il giorno, esci fuori un attimo, ti cavano gli occhi il sole. Mamma mia. Io quando qualcuno mi chiede tutto ok mentre sto cercando di non piangere. Ma oddio, perché? Questo non mi è mai capitato. Perché succede? In realtà un'altra cosa che mi prende ogni volta è quando vedo qualcun altro magari piangere. Mi viene da piangere anche a me, non so per quale motivo, ok? È un problema, Rat, ho capito i neuroni specchio, però scusa, come fai a consolare? Come fai a consolare qualcuno, scusa? C'è uno che piange. E tu cosa hai fatto? E insieme, cioè, scusami. Dopo è un problema. È quasi una risposta del mio corpo che tipo mi sento triste anche per l'altra persona, va bene? Io vi giuro, non so per quale motivo mi succede questa cosa, però capita, ok? E tutti quelli che dicono no, devi far l'uomo, non puoi piagne. Io quando me lo dicono piango, va bene? Certe volte devo prendere il telefono di mia madre e semplicemente chiudere. Madonna, la quantità di roba! Vi posso dire che a me non è mai successo di doverlo fare. Io ho la fortuna di avere una mamma che, nonostante tutto, con la tecnologia ci si trova molto bene e sa che cosa fa. Però, col telefono di mia nonna, quello sì. Mamma mia. E poi si lamentano che non gli funziona il telefono. Come... per forza è impallato di roba. Esempio. Non lo so, indovina per quale motivo potrebbe essere. Quando stavi leggendo qualcosa e poi realizzi... Che cosa? Che hai dimenticato di capire. Sì, di continuo quando andavo a scuola che leggevo una frase io... No, aspetta, non ho capito. La rileggevo io... No, la rileggevo... Cosa ho letto? Perché io vedo le parole ma non capisco il significato? Che succede? Ho dimenticato come si memorizzano le parole! Aiuto, che mi sta succedendo? Ok, allora, regà, effettivamente questa cosa mi è successa oggi, quindi non posso dire nulla in questo caso. Mi piacerebbe dire... effettivamente mi capita ogni tanto. No, mi capita spesso.
questo, devo ammettere. La cosa peggiore, questo è tipo per le persone che hanno la patente, io sono sicuro che probabilmente mi capirete. Quando state guidando, è una certa, realizzate che state guidando. Allora, no, cioè, non esattamente. È vero che quando guido ogni tanto mi perdo, ma non così tanto, cioè non così tanto che non mi rendo conto che sto guidando. Non così tanto. In quel momento io sono tipo, oh, oddio, mamma mia, potevo morire. Arrivate a un momento nel quale guidate in automatico. Sì, e quando comincio a guidare in automatico cominciano a venire anche gli spasmi. Avete mai avuto gli spasmi da guida? Tipo che immaginate, siete fermi al semaforo, diventa verde per i pedoni, voi vedete verde per voi e il vostro braccio da solo fa. Parte da solo e poi fai, no, aspetta, non è verde per me, è verde per i pedoni. O tipo vedi verde ma per quelli che devono girare a destra, mentre per te che vai dritto è rosso, vedi verde e fai con la gamba. E dici, no, aspetta, non è verde per me. Partono gli spasmi. Io una volta, ragazzi, ho provato a guidare una macchina col cambio automatico. Porca troia, non vi dico quante cazzo di inchiodate ho tirato. Ma perché quelli che fanno le macchine automatiche sono stronzi? Ma perché cazzo avete fatto il freno grosso così? Perché il freno delle auto automatiche è largo così? Io premo la frizione per sbaglio e tiravo delle inchiodate. Cioè, non è che lo facevo apposta, mi veniva da schiacciare la frizione di continuo, di due secondi. Ma cazzo, ma fai il freno piccolo, cioè... È una cosa assurda, non riesco... Sì, ma perché hanno fatto un freno grosso così, cioè... Riesco a spiegarvela, dovete viverla, capirete. Qual è una cosa che è incredibilmente immatura, ma non smetterai mai di fare? Sì. Ok, sì, soprattutto tipo la shakerata lì alla fine, ragazzi. Sì, io non faccio il verso acuto, faccio il verso grosso, faccio tipo... Però sì, ammetto che lo faccio anch'io. Devo ammettere, queste sono cose... E costantemente c'è tua madre di là che ti guarda e fa... Tipo, a me dice... Shochimel! C'è tua madre nella stanza di fianco che ti guarda e ti dice... Ah, buongiorno! Tipo, ah, minchia! Cioè, perché hai fatto un verso che hai svegliato il condominio... Che vanno fatte, ok? Ma raga, parliamoci chiaro. Le persone che si stiracchiano senza urlare, ma anche che sbadigliano senza urlare. Il problema è che poi a volte ti fai male. A volte ti fai male perché ti stendi talmente tanto che tiri i muscoli e sei lì dopo che fai aiaiaiaiaia. Perché tipo ti sei tirato tutti i muscoli troppo. Allora c'è il braccio che aiaiaiaia e ti scassi i muscoli. Non sanno che cosa si perdono. Che poi in realtà non so neanche se ve lo consiglio di fare, perché io ve lo dico, poi non si torna indietro. Decidetevelo bene, perché poi effettivamente potrebbe darvi problemi nella vita se non lo fate. Vediamo un'altra versione di questa roba qua, immaturo, che non smetterai mai di fare. Ok. Hey, can you please pass me my bottle? No. Glielo do. Sì, sì. Lo faccio tuttora, specialmente con la lontra. Quando mi chiede, puoi fare? Io, no. E lei, ma non ho... No, no, no! Poverino. No, ok, devo smetterla di farlo, effettivamente, anch'io. Non so per quale motivo lo faccio, cioè, delle volte, seriamente, manco per dire che lo faccio apposta. Ormai... Un'altra cosa che invece mi sta talmente sulle balle è quelli che si lamentano di quelli che chiedono se c'è un bagno. Cioè, avete presente quelli che si lamentano, che dicono, è arrivato il mio amico e mi ha chiesto se c'è un bagno? Gli ho detto, no, non abbiamo un bagno in casa. Stronzo di merda, c'è un bagno, non te l'ho chiesto per sapere se casa tua ha un cazzo di bagno. Lo so che ha il bagno, c'è un bagno, te lo chiedo perché voglio che mi indichi dov'è il bagno, mentecatto di merda. Lo so che casa tua ha il cesso e non caghi fuori dalla finestra. Te lo chiedo perché devi dirmi dov'è. Mi è diventato automatico. Scusate un attimo. Dico che quando qualcuno mi chiede, che ne so, il sale, gli dico no, ma intanto mentre gli sto dicendo no, glielo sto passando. E io vi giuro, ho avuto delle situazioni nelle quali ho litigato per questa cosa. Quindi io non capisco per quale motivo continuo a farlo, ma lo faccio. Quando inizia il TG5 e ti permetti di rivolgere la parola a tuo padre, mai una buona idea. Questa è anche mia madre, in realtà. Andiamo. Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG5. No, questo non mi è mai successo per il semplice fatto che i miei non hanno mai guardato più di tanto il TG.
Il mio non ha mai guardato più di tanto il TG, o comunque anche se lo guardavamo, cioè a me non è successo, a me. Poi sicuramente immagino che a certe persone sì. A me non è mai successo perché non, cioè anche se guardavamo il TG non è che eravamo così attenti. Sì, sapevo benissimo dove stava puntando questo video. Oh, che poi non è possibile che ogni volta che parlo loro proprio in quel momento stavano ascoltando perché era così interessante, oh mio Dio. E ho capito, stai ad ascoltare sempre, che cavolo. Io qua ti sto a parlare di quanto sono fighi i gormiti e tu mi stai a dire voglio vedere il governo italiano che sta crollando per la 33esima volta per questo... In una settimana. 33esima volta in una settimana. Perché la media è quella. Stai zitto che devo ascoltare. I gormiti sono più importanti, ok? Ecco. Quando un ragazzo schizzinoso mangia qualsiasi cosa che non siano pollo e patatine fritte. I don't know about y'all. But this is... Avevo riconosciuto l'audio, ok. Vi posso dire, questo qui ero io fino a un paio d'anni fa. Cioè, proprio sul serio. L'unica cosa che mangiavo, madonna, erano i nugget e le patatine fritte. Rat, io mi dispiace qua, non posso immedesimarmi perché io no. Cioè, io letteralmente sono un buco nero per il cibo. Cioè, io ho il frutto di Barba Nera, però lui mentre assorbe i pirati e i frutti del mare, io assorbo il cibo. Cioè, letteralmente, qualsiasi cosa sia commestibile, io posso mangiarla e la mangio volentieri. Quindi non è per... Sto scherzando, davvero. Però sapete che c'è? Ultimamente ho abbastanza riscoperto la passione per il cibo. O più che altro ho scoperto e basta, perché cioè non l'ho mai avuta fino ad ora. Mi basta vedere quanto sono secco in generale, ok? No, comunque vi giuro. Ma stai bene, stai bene. Mi sono abbastanza stupito che effettivamente anche le verdure non sono così male. Dipende come le metti. Allora, partiamo dal presupposto fondamentale. Partiamo dal presupposto fondamentale che la verdura non è un alimento. Primo. La verdura serve per colorare la bistecca. Cioè, il piatto, la verdura con sopra la carne ha l'unica funzione di rendere colorato il piatto, con rendere colorata la bistecca. La verdura non è un alimento, la verdura è un colorante. Quindi, però, volendo anche la verdura, così ogni tanto per sgranocchiare si può mangiare. Ah, allora, Andre, ti piace lo zenzero? Ah, ho toccato il tallone di Achille. Lo zenzero non si mangia, lo zenzero serve per pulire i pavimenti. Lo zenzero è un disinfettante per pavimenti che l'uomo ha convertito in alimento. Lo zenzero non è un alimento. Lo zenzero lo miscegli alla varechina col mocio e lavi per terra. Adesso tipo tutti i mangiatori schizzinosi che tipo mi guardano male. Lo so ragazzi, lo so, che ci devo fare. Però vi posso dire che una cosa nella mia vita non riesco a cambiarla. Cioè questa mi è proprio rimasta fin da piccolo e io vi giuro probabilmente morirò prima di cambiare, ok? La pizza vado sempre di margherita, non posso farci nulla, lo so, sono Masio, un ragazzo grazie per il noioso palpatino. Che si prende la margherita. Regà, non è vero, la margherita è la più classica, è buona. Io non posso farci nulla se hanno inventato la pizza, ovvero la margherita, e poi tutto il resto che sono decorazioni, ok? Io ve lo dico, non riuscirete mai a cambiarmi, mi rifiuto. Però per dire, nonostante tutto, patatine e pollo rimangono sempre il top, eh? Io che faccio Fish vedere and una cheese. Cosa a mia madre. Mia madre. Questo è un classico. Dire una cosa a mia madre. Hai capito? Io che faccio vedere una cosa a mia madre. Non so, forse sono gli occhiali, provo a leggere meglio. Io che faccio vedere una cosa a mia madre. Io che faccio vedere una cosa a mia madre. Mia madre. Dorme. Come torme? Se gli togli gli occhiali. Senza occhiali. Dai. Non c'è con c***o. No, non si dice, dai. Occhiali. Anatoli, grazie per i 2 metri a fare male, Martino. Faccio vedere una cosa a mia madre. Quale?
io che faccio vedere una cosa a mia madre. Ci ha avuto pazienza la mamma, lo dico. Io l'avrei mandato a cagare il figlio dopo un po'. Che succede? Guarda, faccio bene del buio, guarda che sicuramente. Andre, la verdura serve per accompagnare in pratica una escort della carne. Andre, volevo festeggiare con voi perché hanno rinchiuso mio lupo padre in una casa di cura e sto firmando i documenti per l'estraneità nei suoi confronti. Sarebbe un brutto rapporto, immagino. Grazie per il cirpio. Perfetto. Oh, sto piangendo. Non so se si vede, raga, ma sto piangendo dalle risate. È stato bellissimo, vi giuro. Più video del genere, grazie mille, li adoro. In realtà, raga, a quanto pare abbiamo quasi pronto un video sui boomer talk. Cioè, questo è proprio un argomento che sì, non vedo l'ora. Chiesto esplicitamente io, ok. Anatoli, giuro, grazie. Anatoli, Panatino, grazie mille per le 5 sub giftate. Grazie mille di cuore. Ti mando un abbraccio e un bacione. Grazie mille. Oh my gosh! Look at that! Put my hand in that. What? Put my hand in there? Alright. Ma sei matto! Grazie mille Anatoli per le 5 sub, Patatino, grazie mille di cuore. Ma dai, però diciamo la verità. Questo gli uomini perché gli uomini sono cerebralmente degli deficienti. È inutile negare la verità, ragazzi. Gli uomini mentalmente sono stupidi. Tutti quanti noi, anche quando abbiamo visto un ventilatore, volevamo metterci il dito. Hello there. Quando vedi una cosa che ruota, vuoi metterci il dito per vedere se ti fa male. Per vedere se ti fai male. Ma perché? Perché abbiamo questo istinto? Scusami, cioè, lo sai che ti fa male, ma perché cazzo devi mettere il dito? Metti il dito e tu... Aiaia! Ma quanto siamo stupidi! Oppure quando... A me non è mai successo, però io avevo un conoscente che lui mangiava il gelato, gli si congelava, tipo, il collo, gli si congelava la gola... Rimaneva tipo bloccato così? E qual è la prima cosa che fa quando torna normale? Mangiare di nuovo il gelato! Ma allora sei stronzo! Cioè, ma scusa! Ma allora sei stronzo in culo! Ma smettila! Oh, sì, bellissimo! Sono io, mamma mia! Vabbè, questa la capiranno soltanto le persone con una bici, dai, per forza. Oh, raga, se non l'avete mai fatto... Avete mai avuto veramente una bici? Però vi dirò, una volta mi si è tipo portato via il dito e l'ho sbattuto... Ma non è mai successo, però... Ferro, tipo là in mezzo. Sì, ma deve finirlo, però aspetta! Aspetta, ho capito che deve finirlo, però aspetta! Anche un'altra cosa, perché gli uomini non riescono a capire... E qui mi includo anch'io, eh. Perché gli uomini non riescono a capire che una cosa è calda? Cioè, un piatto è caldo. Cioè, perché gli uomini, quando la madre o la ragazza o la moglie gli mette un piatto di riso o un piatto di pasta e ti dice: attento, scotta, e tu? Ma cazzo, ma te l'ha detto? Ma aspetta! Ma perché? Ma lo faccio anch'io! Lo faccio anch'io, ma perché? Mi ustiono la lingua! So come ho fatto a non rompermi, però sapete che c'è? Sono contento così. Quando stai scappando dal tuo fratello maggiore e se ne esce fuori con questa mossa... No! Che tipo gira intorno al tavolo. Vabbè, ma raga, ma questa cosa l'hanno fatto tutti, ma non soltanto coi fratelli, eh. Cioè, questa cosa si fa perché ormai è tradizione nella vita, dai. Però vi posso dire, questa cosa è tipo vero terrore quando l'altra persona... Siete dei deficienti, sì, Aru, sì. Però sappi, ti assicuro, Aru, sappi, che per un uomo è uno dei migliori complimenti. Sappi che quando una ragazza dice a un uomo sei un deficiente, questo è uno dei più grandi complimenti che si possa fare. Come una delle più grandi dimostrazioni d'affetto che si può fare a qualcuno è dirgli puzzi. Quando tu dici a qualcuno puzzi, è una dimostrazione di affetto. Sona è molto arrabbiata con voi. In quel caso ve lo dico, potrebbe essere calcolato come terrorismo psicologico una mossa del genere. Poi non lo so, Non ti puzza il culo, quando litighi e tu fai ah sì e tu puzzi. Voi. No, so io. Ma cos'è sta roba? Oh, vabbè, però vi posso dire. Cosa sto facendo?
l'aspirapolvere sull'erba. Mamma mia. Ok, possiamo dirlo alla fine comunque. Possiamo tirare fuori lo scoop. Queste sono tipo le, tutte le vecchie in Italia. Cioè, vi giuro, senza offesa, se ci sono persone più anziane che mi guardano, ma siete delle cavolo di telecamere, ok? Anche nella zona nella quale abito io vi giuro, non sono riuscito a uscire di casa senza che ci fosse una vecchia che tipo mi stava guardando dal balcone e sapeva che tipo stavo uscendo. Sapete che ce l'ho avuto anch'io nel mio palazzo, la comare che mi spiava? Oh ragazzi, ve lo giuro, c'è stato un periodo anni fa, perché adesso non penso ci sia più, ma anni fa c'era una signora che quando io salivo le scale ed ero nell'ingresso dove c'era la porta di casa mia, la signora dietro apriva lo spioncino e mi guardava. Ma che cazzo? Cioè, apriva un po' la porta e mi spiava. Io a un certo punto, quando all'ennesima volta che l'ho fatta, mi sono girato e l'ho fatto: salve signora, come va lo spionaggio? Cioè, lei ha chiuso subito. Cioè, ma scusa, cioè, scusami, voglio dire, dopo un po' che lo fai, cioè, me ne accorgo, non sono mica scemo, lo vedo che mi guardi. Cioè, dopo un po' te lo devo dire, scusami, voglio dire, cioè, che cazzo. Raga, io vi giuro, soprattutto dalle vecchie italiane, è impossibile sì, scappare. Sì, grazie per il tre, qualcosa e nessuno ha visto niente, è perché nessuno ha voluto che venisse visto nulla, ok? In Italia esiste il detto: c'è chi non ha visto niente e chi non sa niente, per un motivo, ok? People that are too polite. One donut, one muffin, one smoothie, one of every drink. Mamma mia. One mac and cheese. Sì, ok, ma questo è proprio un livello esagerato, ok? Cioè, per dire, allora, ogni tanto lo faccio anch'io, però questa cosa è assurda. No, in realtà sapete che c'è, a casa mia è un po' diverso, non è che mi rimane un muffin intero. A casa mia rimane un pezzo di muffin, come... Io, siccome sono una persona gentile, lascio sempre la bottiglia di latte in frigo con un dito. Non è vuota? Non è vuota? Non è vuota, non è un mio problema. C'è ancora un dito di latte e va ancora nel frigo. Non devo prenderla e buttarla via. Non si butta, c'è un dito. Si può mettere nel caffè. Si può mettere nel caffè. Ti fai una tazzina di caffè, un dito di latte ci sta benissimo. Non è vuota, non è vuota. Si va lì, non è non è che... Come esempio. Cioè, io seriamente sto iniziando a pensare, ma... È gentilezza, in questo caso, come dice lei. No, è pigrizia. Puzzi, puzzi, puzzi. Ma se tiro. No, è pigrizia. Non c'ho voglia, è pigrizia. Quindi. Pure semplicemente è alla gente che non va di buttare il pacco nella spazzatura. Poi. Comunque vi giuro, la cosa più infame è quando rimane un goccio di latte. Voi non avete idea di quante volte io abbia voluto farmi, tipo, che ne so, dei cereali. Mi sono riempito il piatto con i cereali. Tra l'altro, cereali prima, poi il latte, capiamoci. Vado a prendere il latte. E il latte è quasi vuoto. Andre, fammi un W. È lui la lontra, è lui Naomi. Grazie per il fantino W. Grazie per il... Allora, no, mettiamo così, io che rubo il latte, allora, sarò sincerissimo, a me il latte piace un botto, a me piace un botto il latte, però io non lo condivido con mia sorella, perché mia sorella, se beve il mio latte, caga acqua per una settimana, perché mia sorella ha dei problemi con lattosio, io no. Io mi prendo il latte intero, perché io il latte lo voglio intero, parzialmente scremato, te lo bevi te, che sa di acqua di fogna, io il mio latte è latte intero, perché a me piace sentire il sapore del latte, quindi non c'è problema. Questa roba, regà, veramente dovrebbe essere... Io me le bevo un litro e mezzo, prendo la bottiglia di latte e me la bevo così per intero, tutto d'un fiato, regà, a me piace un botto il latte. Legale da fare. Come minimo 2 anni di prigione, ve lo dico, eh. Io che provo i vestiti brutti che i miei genitori... Ah, a me mi dovrebbe dare l'ergastolo, ratto, lo dico. Mi hanno comprato. Con le pecore. Mio, grazie per le 9, entrare per fare, palatino. Wow, that was a reaction. Nico, grazie per il premio, troppo normale, palatino. È vero, ok. Regà, questo è un messaggio per mia madre, che sicuramente sta guardando questo video. Ma lo è anche per tutti i genitori. Certe volte ve ne uscite con certe cose che io... Wow. Sì, veramente, ma poi ci sono certi genitori che fanno... Cioè, su questo io sono d'accordo con Andrea Pucci. Cioè,
ci sono quelli che fanno i regali, cioè, senza ragionare. Arrivi a Natale, ti ho regalato una maglietta verde, ti piace verde? E no, cazzo, se le ho tutte nere è perché le indosso nere, che cazzo mi regali la maglietta verde? Se non la voglio verde! Scusami, il mio intero armadio è pieno di maglie nere, arrivi e mi regali una maglia verde pisello, ma verde vomito, non la voglio la cazzo di maglia verde, se la volevo verde, le compravo verde! Se tutto il mio armadio è pieno di roba nera è perché le indosso nere, scusami, Che poi, la cosa che mi fa arrabbiare è che loro ti diranno sempre, tipo, stai benissimo con questo, con quell'altro. Perché dici menzogne, eh? Perché? Lo sappiamo tutti che state mentendo, sia noi che voi. Tutti quanti ci stiamo mentendo, Andre, tutti. Andre, tra quanto farai piuomeno il raduno delle papere? C'è in quale mese piuomeno? Prima dobbiamo arrivare al traguardo, patatino. Una volta arrivati, organizziamo. Grazie per il circo. Te l'hai preso perché costava poco. Ci posso scommettere quanto ti pare. Non cercate di sfacciarmelo come bello, come minimo, dai! Perché questa roba non ce la insegnano a scuola? Bro, l'hanno fatto ma eri troppo occupato a disegnare occhi. Perché è così dannatamente vero? Sapete qual è la cosa peggiore? E questa cosa sono sicuro quanto vi pare che sia. Siamo stati tutti. Disegni il primo occhio, esce perfetto. Cerchi di disegnare l'altro, esce uno sgorbio assoluto. Non so perché, non ho idea perché. A me non è mai piaciuto il disegno. Le poche volte che ho disegnato, però, ho avuto lo stesso problema. Facevo un occhio bene e l'altro sembrava un cazzo di pirata guercio uscito dal 1700. Perché? Comunque, raga, sul serio, non posso essere più d'accordo di così con questa persona. Davvero. La gente che dice, questa roba non l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, molto probabilmente. Il fatto è che effettivamente non hai seguito. Ecco, le tasse, per esempio, sono quell'argomento che dicono: perché non ci insegnano le tasse invece di fare, che ne so, il magma e lava? Qual è la differenza? E a quanto pare in altri paesi del mondo si fa. In Italia non si fa, ma l'ho scoperto a mie spese. Sapete per quale motivo? Perché gli italiani, meglio che non sappiano sin dall'infanzia quanto pagano di tasse in Italia, perché potrebbero decidere di suicidarsi prima di entrare nel mondo del lavoro. È un dannatissimo bordello. Avete mai visto a che posto sta l'Italia per quanto riguarda le tasse più complicate al mondo, se non ricordo? Siamo tra i primi. In termini di burocrazia, l'Italia è uno dei paesi più incasinati del mondo. Non d'Europa, del mondo. Ancio, grazie per i travi, trovi per amare, palatino. Cioè, in termini di burocrazia e tasse, l'Italia è un bordello. Male. Era tipo al secondo posto, una roba del genere. Assurdo. Quindi sì, raga, ve lo dico, vi sareste addormentati se l'avreste fatta a scuola. Mi addormento io che cerco di farle per conto mio, per dire. Quando la colazione che hai avuto tutti i giorni per gli ultimi 4 mesi inizia a far schifo tutto di colpo. You're done. You're done. Sì, ok. Questo mi capita spesso, però sapete come ho fatto io per combattere questa roba? Il mio periodo nel quale mangio i cereali è il periodo nel quale, che ne so, mi faccio pane e Nutella, robe del genere, ok? Vado a giro per farvi capire, fate così, ogni 2 settimane pare, cambiate. Fidatevi che vi cambierà la vita. Anche perché io ve lo dico che io sono quella persona che... Ma che cazzo è che per colazione si mangia un mezzo hamburger? Qualcosa tipo dalla prima elementare fino alla terza media, tutti i giorni, tutti i santi giorni, si mangiava tipo un panino al latte con la Nutella. A una certa, non so perché, che sarà dopo l'esame di terza media, una roba del genere, ha iniziato a farmi schifo. Più vi devi dormire con tuo padre. Ma sono tutti padri. Allora, i papà fanno bordello. I papà fanno bordello, ma tantissimo. Ma poi, cioè, superato una certa età, tutti i padri cominciano ad avere lo stesso tipo di comportamento. Tutti uguali. Di notte sembrano dei reattori termonucleari usciti direttamente dalla morte nera. Che, cioè, fanno talmente tanto casino che vibrano le pareti e i vetri. Poi, quando si alza alla mattina, un bordello. Ma un bordello! Cioè, si alza alla mattina... Quando organizziamo una cena da bruno, barbieri, con te, nel ristorante, ovviamente offerto da te. Che cazzo, alloggio? Boh, quando faccio i soldi, sì. Grazie per il cipollatino. Leonardo, grazie perché hai fatto la cipollatino. Cioè... Ma che cazzo fanno un bordello della Madonna? Poi, non sia mai che voi
vi siete appena, avete appena aperto gli occhi, siete in dormiveglia e volete provare a ridormire, perché la TV sarà sintonizzata su un qualsiasi tipo di telegiornale o roba varia a un volume di 97. Cioè, vibra la casa! E anche oggi il consiglio di amministrazione dell'azienda ha deciso che in Commissione Europea, il Parlamento... Ma sei sordo? Sei sordo, cazzo? Non eri sordo fino a ieri? Ti amo tanto, Andrea, mi hai... Perché la mattina sei sordo? Cioè, ma che cazzo? Grazie mille, Cirfa Mattina, grazie mille, ti mando un abbraccio. Poi scatarra... Che fanno così? Per quale a me invece è mia madre che russa come un camionista. Anche le mamme cominciano. Probabilmente perché fuma da quando è giovane. Vabbè, quello aiuta, ma anche le mamme lo può cominciare. Anzi, per Ciro. No, invece la mamma fa un'altra cosa molto interessante. Anatoli, Paratino, grazie mille per i 1500 cir. Grazie mille di cuore, Paratino. Ti mando un bacione, un abbraccio. Grazie mille, Anatoli, per i 1500. Grazie mille di cuore. Le mamme fanno un'altra cosa molto interessante. Quando puliscono il pavimento la mattina, magari la domenica, decidono che devono sfondare con l'aspirapolvere la vostra porta della camera. Cioè, non è che devono passare l'aspirapolvere sulla porta della camera, no! La devono sfondare tipo... Sbam, sbam! Cioè, neanche gli arieti dei greci che volevano sfondare le mura troiane davano delle botte così forti! Cioè, porca troia, delle trambate! Sbam, sbam, sbam! Cioè, ma anche meno! Non mi sfondare la porta, cioè... Che appena diventi padre tipo sblocchi l'achievement. Tipo, complimenti, hai sbloccato le battute tristi e russare durante la notte. Non lo so. Molta gente dice, vabbè dai, ti basta addormentarti prima di loro. E questo è il problema. Raga, vi giuro, ci... Ecco un'altra cosa molto in me. Lux, grazie per i 10, metto la parola, Patino. Ecco un'altra cosa che voi mamme fate, maledette. Perché cazzo lo fate? Perché entrate in camera e spalancate le finestre a gennaio con meno 15 gradi? Perché dovete cambiare aria. Cambiate aria. Aria, sto cazzo! Io non posso avere un attacco di ipotermia, una broncopolmonite virale, perché voi dovete cambiare aria con meno 20 gradi di fuori! Potete cambiare aria quando io mi sono alzato? Che già quando ti svegli tu hai freddo! Quando ti svegli tu hai freddo! Cioè, tu ti svegli che sei già fisionomicamente un polaretto! Ti alzi che sei così! Tu d'inverno sei un vibratore quando ti alzi. Cioè, se la camera... Se camera mia è diventato il Polo Nord, non è che mi aiuti molto, cioè... Mi mettono mezzo secondo, tra l'altro, ad addormentarsi. Guardate fino alla fine. It's fine then. Ok. I see one. Che cosa? Un gatto. Oh, hell, penso l'abbia appunto una vespa. Wow. Oh, vi posso dire, mi sa che questo gatto ha pagato per il pisolino premium, eh. Ha acquistato l'abbonamento a Dormitina Prime, non lo so. No, però ve lo posso dire. Ah, non è appunto una vespa, si è spiaccicato la faccia. Quando dormite che vi rimane letteralmente il segno del cuscino. Si è spiaccicato la faccia. Succede la stessa cosa con i lettini da spiaggia. Porco due, ora ho capito perché bisogna mettere gli asciugamani sui lettini. Cazzo, una volta nella mia vita non ho messo l'asciugamano sui lettini. Quando mi sono alzato, ragazzi, una tortura medievale della Santa Inquisizione. Cioè, la mia pelle ha fatto... E io... Cioè, la pelle si era allungata, non veniva via, io... Ti prego, staccati! Mi guardo la schiena, ero diventato una scacchiera. Mi è appena arrivato lo stipendio e volevo farti questi regalino. Grazie mille per i 500 gir, Palatino, grazie mille di cuore, che carino. Cioè, era diventato una griglia la mia schiena. Oh, madonna, vi si squadra la faccia. Quelle figliolo, sono staccati dallo schermo, non guardare. Quando mi sveglio da una dormita piangere. Del genere. Ma mamma, sono qui dalle 17. Ma figliolo, sono le 16:55. La 16 il mattino. Oppure quando ti alzi dal cuscino. Quando hai dormito tutta la notte così, che ti alzi la mattina e sei... Che tipo hai una riga qua, hai una riga qua, una riga qua, una riga qua. Cioè, sembri squartato. Cioè, sembri qualcuno hai fatto lotte con una pantera. Che c'hai un occhio viola, la bava qui, tutte le righe. Cioè, l'alba dei morti viventi. Genere, madonna, non so manco che anno è ormai. POV, ti sei svegliato nel mezzo della notte per controllare il tuo telefono. Ok. Ho appena avuto un flashback, regà.
Mamma mia. Ma ci credete che, ok, ultimamente non mi è più successo? Sì. Sì. Ero convinto di avere il telefono in mano, ma non ce l'avevo. Disgrazio per i 5 trapper Palpatino. Ero convinto di avere il telefono in mano, stavo sognando e poi non ce l'avevo. Ma questa cosa mi capitava relativamente spesso. Cioè, era il periodo di vita, tipo quando andavo a scuola, che dormivo tipo 3 ore al giorno, ok, per capirci. Quindi può essere per quello. Ma io vi giuro, ho queste memorie di io magari che spengo la sveglia, ma in realtà quello che stavo premendo non era la sveglia, ma era... Che cavolo ne so. No, non per quello. Cioè, ci sono due problemi. Il primo è il classico, dai, altri 10 minuti. Chiudi gli occhi. È passato 2 secoli. Come? Come? Come è possibile? Mi sveglio alle 6:50? Dai, mi devo alzare alle 7:10. Dai, altri 20 minuti. Dai, chiudo gli occhi ed è il 3400. È passato un millennio in un attimo. Com'è possibile? Il comodino, no? E poi anche stessa cosa, io che appunto tipo sto sbloccando il telefono e poi non ho il telefono in mano, sto premendo la mano. Mamma mia! Ci rimanete per dei buoni 10-20 secondi che... Non capite che... O anche quando mi è capitato che quando la notte vi addormentate su un braccio, che il braccio, il nervo è andato a fanculo e il braccio non ce l'avete più, che sognate che uno squalo o Freddy Krueger in realtà vi sta tipo tritando il braccio e sognate no, mollami il braccio! Tipo ti svegli e tu fai, ah, era un sogno, fiu, fiu, ah! Che cavolo sta succedendo? Non lo so, e penso sia tipo una delle sensazioni più strane che si possono vivere, sul serio. Probabilmente l'unica sensazione più strana è vedere un mio video che finisce normale. Che imbecille che sei, Rat. La tecnica dell'ibernazione. Altri 10 minuti. Sei simpatico. Piano, zitta. L'abbiamo già visto questo. Io voglio sapere, dov'è che hanno la pazienza di farle queste cose? Madonna. Come? Che cazzo? Minchia, bravissimo! Che cazzo di equilibrio? Ok. Vabbè, benvenuti su Black Magic. Carin. E questa cosa dovrò censurarla. Questo subreddit è fighissimo, ma allo stesso tempo lo odio. Lo odio perché succedono cose impossibili. Adesso, guardando alcuni di questi video, capirete di che cosa sto parlando. A Rollerblade Wizard. Ma che cavolo! Bravissimo! Wow! Ah, questo l'ho visto e lo odio. È tipo, avete presente... Gravità, ex ha smesso di funzionare. Bianco e oro, blu e nero, di nuovo la stessa cosa. Siamo tornati nel 2015. Sì, esatto, e comunque era blu e nero. Chissà, 2016, non mi ricordo più. Credo di aver bevuto troppo vino. Wow, che figata. No, tu sei pazzo, questo bicchiere è pericolosissimo. Suppongo che non sia effettivamente vetro, però, questo. Sì, ho capito, ma sto bicchiere è pericolosissimo. Non mi viene il nome di quel materiale che è tipo plastica, ma non è plastica. Vabbè, plexiglass può essere. No, questo qui non è stato molto chissà cosa, questo me l'aspettavo. Anche i fantasmi fanno allenamento adesso. Oh mio Dio, che cosa? C'è il fantasma. Devo perseguitare questa casa. Dentro ci sta un culturista. Devo essere un fantasma forte. Wow. Ma che figata è. Ma scusami. Porco due, che figata. Ma scusami, ma che figo è. Che figata! Adoro il fatto che tutti quanti dicono che è fake, ma basta cercare 5 secondi su Google e ti fa vedere che è reale, lo puoi comprare per $200. Sarò sincero, sono interessato. Che... Grazie internet, ti voglio bene anch'io. Avrei dovuto leggere XCQ. Se finisce con XCQ rimane blu. Eccolo qua, trovato. No! Out of stock, maledizione. Dipende tutto quanto dalla prospettiva. Vediamo. Che figata. No, che sfaso. Sì, ho presente comunque, ho visto opere d'arte del genere. No, che sfaso, il mio cervello.
Il cerchio non me l'aspettavo. Oh, che spazio! La diventa più piccola quando viene raffreddata. Ok. Vabbè, fino a lì. Sapete, forse è proprio preciso preciso. E quindi adesso che vabbè, lo raffredderà. Questa è scienza, wow, beh. Ma è raffreddato? Ok, sì. Più che altro con tutto. È azoto liquido. Tutto il fumo sembrava scaldata, però vabbè. Credo che sia tipo azoto liquido, non sì, lo so. Sì, in teoria non è questa che cosa lo sapevo. Questo in pratica perché le molecole rallentano e quindi non so spiegarlo precisamente. No, non è che rallentano, è che col freddo e col caldo un materiale metallico si dilata o si restringe. Pensate anche che ad esempio la Torre Eiffel d'estate si dilata di oltre 12 centimetri. Quindi sì, ragazzi, i nostri cazzi sono stati battuti dalla Torre Eiffel. Mi dispiace. Niente, ma semplicemente si restringe il tutto. Magia di gatti. What? What? È bellissimo come sono usciti entrambi nello stesso momento. What? Guardate. Mi prendono. Si sono sdoppiati. Violento. Sembra effettivamente che qualcuno abbia cos'era sparato un proiettile da qualche parte da sotto, non lo so. Che cos'è? Una mappa? Di qualcosa? Wow! Carino! Lo sta per ricambiare. Ah no! Lo sta per far diventare proprio un ritratto e basta. Carino! Bellissimo! Non serve un cazzo, però è carino! Circa. Vabbè, hai tipo una strada disegnata sulla faccia, però va bene. Se mettono le loro piccole sporche manacce lì dentro, nonostante tutto non si ribalterà, credo. Ok. Ah, quella l'anticaduta. Ho visto una versione tipo... come si chiama? Tipo a thermos di un coso del genere. Fa tipo un sottovuoto, vero? Che poi non è possibile perché quando lo alzate non fa nulla. Cioè è un normalissimo bicchiere, quindi io sono davvero... mente esplosa. I casi sono due, o sotto c'è una ventosa oppure il fondo è messo in modo che ci sia più peso ai lati rispetto che al centro, però dipende. Questa illusione qui, cosa fa? Vediamo. Ok, adesso dovrebbe iniziare tipo l'illusione, giusto? Ci ha messo una penna in mezzo. Ah! Ah, il mio cervello! No, che non fastidio! Mi sta piacendo. Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Era troppo intripposo, ecco. Asperita clouds. Cosa sono ste cose? Beh, sono le lenzuola del tuo letto quando le sventoli che hai appena scorreggiato. Perché sì. Allora, maschietti, sappiatelo già di base. Questa è una cosa che tutti i maschietti devono sapere. Se siete nel letto con la vostra ragazza e scorreggiate, dovete sventolare la coperta, perché anche lei deve assaporare la vostra scoreggia. Questa è la base, mi raccomando, eh. Gabri, grazie per aver chiesto il sappatino. Mi raccomando, perché questa è una cosa che si fa proprio, che gli uomini fanno, eh. Cose. Harbingers of Doom. Che cosa sono gli Asperitas? Che strane nuvole! È tipo molto figo, ma se lo vedessi nella vita reale sarei tipo un botto spaventato. Che strane nuvole! Caotico, ok. Sì, ma come mai si... sta... statro, crumus, atoku... Che cos'è sta... Sì, ciao, domani. Buonanotte. Mi fa vedere come... Che strane nuvole che sono! Sì, perché secondo te so come si leggono queste cose. Real life optical illusion. Vediamo. Vabbè, questo credo che sia la stessa cosa come... il dinosauro che ti guarda a seconda di... La mia retina, la mia retina, le mie occhi! Sempre molto figo, sinceramente. In realtà... I miei occhi! Che c'è? Una volta che conoscete il trucco... Sì, è cavoli, per esempio, però... nel mio caso non ha più avuto tutto questo effetto. Ormai riuscivo a capire molto bene com'era... Sì, perché il cervello, sì, perché casa, il cervello l'ha strutturato. Questo è bellissimo, questo credo... Non sono ancora sicuro, ma credo di sapere... Un prof nero di storia entra in classe per la prima volta e si presenta dicendo il suo nome, Ugo. Punto, poi afferma, potete anche chiamarmi prof Ugo. Che brutta, grazie per il vediamo, sì, ok.
c'era una cosa, in pratica fanno delle animazioni con questa roba che girate da sinistra verso destra, circa, non vorrei dire cavolate, però usano un effetto molto simile. Questi qua saranno semplicemente dei filtri, però ci fanno delle animazioni con questa roba ed è molto figo. E poi molto spesso è tipo fatto a righe, se non sbaglio, non mi lo so. Scassano sempre gli occhi, non so come si chiami, mi spiace. Segui anche tu i campioni della UEFA Champions League su Now. Ma chi è Magalli? Guarda la UEFA Champions League in diretta streaming. Ma chi è Magalli? In Now. Oh! Ma vaffanculo. Che cos'è? No, no, è Magalli. Ma le scintille. Il martello di Thor, che cavolo. Immaginatevi farlo tipo su grande scala, con dei martelli giganti. In pratica potete creare elettricità dal nulla, o sbaglio? Dal nulla non è possibile, so, però. Non so quale sia il principio dietro a questa cosa. Come il suo aspetto cambia a seconda dell'angolazione della luce. Oh wow. No, oh mio Dio. Inizierà a cambiare luce. Oh mio Dio. Aspetta un attimo. Non è cambiato molto Rat. Non mi piace. Non è cambiato. Vabbè, molto. Bentornati in Ratorix con troppa luce addosso, che non si vuole comprare dei softbox decenti perché costano troppo. Quel che stai vedendo in realtà non sta succedendo. Che cosa si... Oh. Sembra che le ruote si avvicinino le une con le altre. Oh mio Dio. Perché? È un'illusione ottica. Oh, calmi. No, ah, ragazzi, io sto vedendo dal mouse e sta palesemente diventando più piccolo. Non è possibile. No, non è vero, Rat. Non lo so. Però sembra che si muova molto più di quanto di quanto io vedo dal mouse. Oddio santo. Come funziona? Niente, il nostro cervello elabora le informazioni e cerca di darti una visione coerente della realtà basato su ciò che vedi. They are not. Ok. No, non si sta muovendo. Funziona perché il nostro cervello ti fa vedere quello che vuole. Cioè, se il cervello vede una freccia, ipotizza che una cosa si muove. Che cos'è sta merda? Tutte le bocche al contrario. Ok, questa cosa la conosco. Adesso in pratica se prendiamo questa roba e la giriamo al contrario, perché adesso sembra abbastanza normale, no? Ma guardate che cosa succede appena girate l'immagine. Da come potrete vedere. Hello there. Dark, grazie per i due, bentrovato per male, Valentino. Questo è un normale sabato sera fuori in discoteca, dai. Molto disturbante. No we sensor, no problem. Vediamo cosa vuole fare. Come? Ah! Quindi è il telecomando a dare il messaggio alla Wii per come muovere col coso. Questa... Non l'ho mai avuto la Wii, quindi... Cosa non... ha un botto di senso? La mia mente in questo momento è tipo esplosa. Immagina... Non ho mai avuto la Wii, quindi... di fare questa cosa davanti a un camino o qualcosa col fuoco acceso. A quanto pare se usate due candele e le mettete tipo vicino alla TV funziona come il sensore della Wii. Ah. Che figata. Vedete ragazzi, oggi avete imparato qualcosa di nuovo, suppongo. Il modo nel quale chiudi i finestrini all'interno di questo aereo. Fammi vedere. Bello. Che figo. Bello. Bello, figo comunque. È notte, è giorno. È notte, è giorno. Io passerei tutto il volo a fare. È notte, è giorno. È notte, è giorno. Guardi, signora! È notte, è giorno. È notte. Ah, ovviamente, prima classe. Beh, è uno sballo, spremute d'arancia e bicchieri di cristallo. Ragazzi, volete vedere invece il modo nel quale chiudo il... Sì, lo vogliamo vedere, Rat. Bello, molto bello. Oh, poi scusate, ero curioso. Volevo vedere Danny Lazzarin reagisce al mio TikTok. Voglio vedere che cazzo amarri su TikTok. Per vedere, naturalmente, ovviamente, se ci sono... Ed ecco a voi, ragazzi, un Ratorix che ha appena realizzato di aver registrato un video di 3 ore con la videocamera. Ratorix, devi stare fermo! Ti vediamo, però non essere geloso delle altre cose.
Allora, sappiate che se Murray non ha me su TikTok, lo querelo. Chissà cosa stia... Allora, questo stiamo inquadrando. Questo lo possiamo togliere, ecco. Mettiamolo così. Visto che non serve, mettiamolo proprio qua. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video goliardico. Posso? Sì. Ma quanto nuovo? È nuovissimo. È quanto? Il più nuovo di tutti perché è l'ultimo che sarà uscito quando è uscito lui. Cazzo. Questo nuovissimo video perché altrimenti sarebbe uscito prima. Voi vi stareste chiedendovi. Voi vi stareste chiedendovi. Grande Marri, voi vi stareste chiedendovi come mai noi facciamo così? Perché questa è la condizione in cui stiamo registrando. Abbiamo messo questo enorme cavo stanti alla camera perché giustamente Dennis non è che gli ha messo un rig sopra. Quindi non, diciamo, non vedremo effettivamente cosa stiamo riprendendo. Ma perché siamo qui in sala streaming di DL? Casino, sta succedendo? Perché siamo nella sala streaming di Danny? Perché oggi voglio far... Perché oggi voglio far reagire il nostro amico Danny Lazzarin al mio TikTok, che onestamente, se però eviti di vomitarti nella barba. Tu, hai mai visto la mia home di TikTok? No. È un mondo molto particolare. Faremo un po' di zapping, ok? Posso già guardare io? Sì. Partiamo da... Chi è questo giovanotto? Io lui non lo seguo, ma vedendone un paio TikTok ti punisce per la vita, quindi li devi guardare tutti. Questo è un tizio che anagramma delle parole normali per far uscire delle bestemmie. Ah. Ma chi è? Ma chi cazzo è? Che ambizione nella vita. E vediamo un attimo, tu ci avevi pensato a quale potrebbe essere l'anagramma di Amsterdam? No. Te lo dice lui. Posto del gas e vuole continuare a speculare. Nel frattempo ho scoperto che l'anagramma di Amsterdam è sta merda. Coincidenze? Io non credo. Tino, grazie per lo sub, venuto a far male, Tino. E anzi c'è finita bene che non abbiamo bestemmie. Però lui di solito dove riesce a tirare fuori una bestemmia lui lo fa. Ho 26 anni e non sono neanche io razzista. Però dico io, se noi andiamo al paese loro, io non penso che noi ci comportiamo come si comportano loro. Perché loro, come fanno loro, hanno fatto padrun, esce fuori. Sono animali. Che se è un termine giusto? Perché si sono pagati tra loro, dicono no, si picchiano colore. Signora, io non ho capito niente. Io non ho capito niente. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Non ho capito con chi ce l'aveva. Non ho capito di chi stava parlando. Non ho capito niente. Questo è. Ma che cosa è questo? C'è un attimo di... Lei l'ha mai visto Inception? Non ho capito niente. Stranger Things. Ma che sto vedendo? Che TikTok sono? Cazzo. Poi oh, dei simpatici sì, ma cos'è sta roba? Ma cos'è questo coso? Ma scusami, ma che cos'è questo affare? Ma Dio mio, ma scusa, ma è un comodino, ma che cazzo? Dei bei maschi che... Dei bei fisici natural. Danny, ma perché tu dici natural che sei più bombato di tutti? Risposta, hai anche ragione. Continuiamo ad andare a vedere. Ma lui lo conosci? Grande Danny. Nick Walker. Nick Walker no. È un bodybuilder che però c'ha... Gareggia? Non so se gareggia, però ha delle gambe veramente fuori gigantesche. Testa, cioè... Ma non è che il resto sia... Le gambe gigantesche. Non è che il resto sia proprio minuscolo, cioè voglio dire. Batti. Senza senso. Protein. Che simpatica ragazza di blu vestita. La ragazza di Mambolosco, questa. Questa è azzurra, vedi, come la principessa. Cioè... Questo mi piace. Non ho capito cos'era quel video. Omar Leccesi mi spunta sempre ed è un tizio che ha un ristorante di pesce e fa sempre vedere il carico di pesce fresco che gli arriva. Adesso vi spiego la differenza dello scampo in questo periodo con le uova in testa e con le uova sotto la coda. Perché sono la stessa cosa. Ma avevamo mai visto questo lo scampo con le uova? È lo scampo prima di deporre le uova, di farsi scendere sotto la coda. Vedete, c'è ancora l'azzurro in testa. Sì, è tutto sopra. Riesce a vedere. Quest'altro invece ha perso l'azzurro nella testa, cioè le uova in testa, e le ha fatte scivolare sotto la coda. Mamma mia! Hai visto? Anche... Sì, però, vabbè... Mi aspettavo qualcosa di un filo più tecnico, non la spiegazione di ciò che stavo guardando. Lo vedo che ha le uova lì e ha le uova là. È il momento didattico, con Murray su TikTok. Ti saresti mai immaginato che avresti imparato...
che gli scampi cagano dalla testa le uova di fino. Cagano dalla testa o le pancia. Uova. No. Hai visto giusto? L'avevo visto! Ma cosa sta succedendo? Questo è il mio TikTok. Rozzi si gira a Rozzi, no non mi muovi. Cosa? Non lo so. Cosa? Comunque, oh, adesso, non per dire, ma... Ken e Barbie. Ken e Barbie. Ragazzi, sono loro! Sono Ken e Barbie! Sono identici! Sono uguali! Sono uguali, ragazzi! Identici uguali! Tra l'altro, complimenti al vestito, signora, molto sobrio. Un vestito che ha delle mani che sorregge il seno. Molto sobrio il vestito, signora. Io sono TikTok! La canzone che ho goduto tantissimo. Io mi vesto sempre di nero perché è il mio colore preferito. Penso se sia capito. Poi se mi gira a volte mi vesto anche di altri colori, tipo azzurro, blu. Anche l'azzurro, vedi. Tu di che colore ti piace di allora, vestire? Molto interessante, grazie. Io di solito mi vesto di nero, ma se capita anche di altri colori. Tipo l'azzurro, se non sbaglio. Anche l'azzurro piace molto. Mi piace molto. Io a volte mi vesto. Non sempre. A volte vado in giro nudo, ma a volte capita che se mi va mi vesto anche. Perché mi sputtano sta cotta in giro? Non capisco! Allora, profilattico e passino del tè, vediamo. Finché la situazione diventa bollente, finché non si lanciano le magliette, finché dei vestiti non rimane niente, balla ancora una volta. Scusa, a sto punto era meglio se aprivo una compilation di TikTok cringe, perché più o meno, cioè, più o meno siamo lì. In testa. Tutorial taglio di capelli. Comunque. Destra, sinistra, il suo booty segue la ritmica, sto seduta a fissare le conviene, mi lancia le adesso. No, non mettere like, che ormai sono d'accordo. Questa melodia, questo sonetto, questo cantico e questo ritmo mi ricordano tantissimo i... Un attacco di diarrea. Fulminante da colera. Tempi di Lil Angel, te li ricordi? Madonna, estate. Gireranno con. Gireranno con. Eravamo felici e non lo sapevamo. Quando YouTube era un bel momento. Ah, questa ha fatto la moneta su Nation 9 mesi. E che coglioni. Guarda, c'è proprio. Mamma mia. Danny approves. Sì, approvissimo. Lei approves. Barbara Gamba Tesa. Lei è veramente molto famosa. Chi? Ti faccio vedere qualche video. Gamba Tesa. Chi? Di Barbara Gamba Tesa. Lei ha... Scusami. Non so che tu sia Barbara, perdonami, ma mi fa ridere il cognome. Scusa. Vabbè che... Detto da me è incoerente, eh? Detto da me è incoerente, eh? Però il cognome mi fa ridere. Veramente un numero considerevole di follower. 2.7 è diventata... milioni. 2.7 milioni. Molto famosa per questo video che ha totalizzato 55.6... Scusa? Scusa? 55,6 milioni di visual! Che cazzo! Ma scusa, che cos'è un video dove scopre come funziona l'antimateria? Cioè, che cazzo? Per cosa? Ah, non lo so, adesso lo vediamo. 2.7 milioni. È diventata molto famosa per questo video che ha totalizzato 55,6 milioni di views. Sono tantissimi. Guarda il professore! Guarda il professore! Vecchio mandrillo il professore! Questa è la sua laurea. Ma chi è? Secondo te? Sì, ma chi è? Che cosa fa? Chi è? Cosa ha reso famosa questa laurea? Che poteva essere la laurea di qualsiasi ragazza. Cioè, questo video ha fatto 55 milioni. Mamma mia. Te ne faccio vedere un altro. Sì, sì, è il culo. Lei è chiamata su TikTok la laureata. Ho capito, scusa, ma tutte ste visual per un culo? Beh, oh, per l'amor del cielo.
niente da dire, però cioè, ha un bel culo. Ah, allora ho capito che ha un bel culo, ma non è che è l'unica donna culo munita. Oh, per l'amor del cielo, sono contento per lei, per l'amor del cielo, sono contento per lei, ci mancherebbe altro, no? Perché da lì è partito tutto, quindi vedi che magico mondo TikTok. Mamma mia. E dopo si dice, come hai fatto a diventare così famosa? Caspita, che culo. È doppia, no, che culo come la fortuna. Ah, ferma, questa è Fishbowl. Questa è la Fishbowl. Un saluto a Fishbowl. Ma chi se ne frega? Ma guarda il video del suo gatto, che è bellissimo il suo gatto! Un saluto a Fishbowl e a Taxi B. Ho pulito il tuo. Questo è un video ironico. Questo è un video ironico, ragazzi, dai, questo è un video ironico. Adesso non ci prendiamo in giro, questo qua è un video ironico, ragazzi. Effettivamente è migliorato tantissimo, è bellissimo. Mamma mia, che superattacco a Fritti Napoli, che superattacco a Fritti Napoli. Osimhen Ronaldo, che superattacco a Fritti Napoli con Osimhen Ronaldo. Hai capito, eh? Oddio, l'Olix di Rolf Lmao! Che gag incredibile! Oh mio Dio! Guarda! Scottex! L'Olix di le gag! Vuoi sapere quanti follower ha? 566.000. Porca miseria! Ecco qua! Quanti, scusami? Vuoi sapere quanti follower ha? 560. Oh mio Dio! Va bene. Sei mia. Porca miseria. Ecco qua. Non toccare me la mia famiglia. Per me è tranquillo che fumo vaniglia. Bello. Torno forte, siamo i primi in pista. Ecco questo. Ma non c'è bisogno di muoversi, gesticolare come una persona che ha la rabbia in stadio avanzato, cioè sembra che hai un attacco di leucemia, cioè non è che bisogna di muoversi tutto così, Non è che il trapper deve fare tutto così ogni 3 secondi, cioè voglio dire... È la roba che mi piace seguire. Okay. Mio padre prepara i tortellini con la panna e il prosciutto. Porco Dio. Loro li hai mai conosciuti? Guarda, no! Tasha, quella che fa cosa mi ha portato mio padre per colazione. Mio padre prepara i tortellini con la panna e il prosciutto. Facciamo conoscere. C'è Danny in Natasha. Adesso aggiunge la panna e poi il prosciutto. Cioè, qui c'è un sacrilegio nel sacrilegio. Cioè, qui c'è un inception. Questo è un inception di sacrilegi. Cioè, prima di tutto, i tortelloni vanno con la panna e il prosciutto. Tortelloni, non tortellini. I tortellini non vanno con la merda di panna e prosciutto. Primo. Secondo, il prosciutto va a cubetti. Non vanno dei pezzi tritati. Luca, grazie per il tre, metto la parabane, palatino. Cotto. Io decido. Vieni a Bologna a chiedere i tortellini, panna e prosciutto. Vedi cosa ti succede. Ho deciso di aggiungere anche un po' di pecorino. Brava. Tu come li fai i tortellini, panna e prosciutto? Io non ne ho mai fatti. Ma se li dovessi. Bravo, Danny. Ci fare. Lo metterei a sentire. Se dovessi fare, io ti spezzo le gambe, Danny. Pecorino sì. Ok. Ma sai che bestemmie, non sto più nelle palle. Ho perso le emozioni, le ritrova Gesù. Credo che fosse questo quello a cui ambivi. Bisogna. Chiedo scusa, mi piace un sacco il remix che fa cosa? Adesso mi sfugge il nome, però mi piace un sacco il remix che fa... Cazzo si chiama? Mi sfugge il nome. Non può scavare su TikTok, ma si... Non Highlander. Bravo, notevole. Phil Bianchi, bravo. Oddio, ha le dita incollate. No, le dita unite dalla pelle. Vieni qua. Vieni qua, non si può. E si, non ti puoi.
Pensa che roba! Questo effettivamente non l'avevo mai visto. Basta operarsi per togliere... Signorine! Non vi preoccupate! Ok, questo mi ha fatto ridere. Succederà niente. All'attacco! Alla presa! Sono Welby! Un po' mi ci rivelo. La descrizione trova tutto un senso. Mi sono fatto ridere. Madonna! Questo mi ha spuntato diverse volte, ma quanto cazzo sta fare male? Porco due, smettila! Che cazzo, pure che ti scortichi la testa, ma vaffanculo! Scatta le manette. No, tecnicamente no, perché dai 14 anni in su, tecnicamente puoi, non è più considerabile come pedofilia. Una roba del genere. E soprattutto, come cazzo sta fatto a non tagliarsi manco una volta? Beh, sento un rumore, quello è quello che fa paura. Madonna! Orca boia. Madonna, perché occhio? Madonna, avevo l'impressione che gli scoppiassero i bicipiti davanti, mi sono cagato in mano. La vita senza Fortnite non mi farà mai bene perché non so se dirtelo, se sono scarso. Lo dico solo a te. Occhio alla testa, ti arriva la cecchinata alla testa. Occhio alla testa, ti arriva la cecchinata alla testa. Prepara la tua testa, ti sta per esplodere la testa. Attento alla testa, testa alla testa. I proiettili in testa, ti ho colpito la testa, nuovo hit. Poi tequila, comincia a perdere la testa. Tutto testa, tutto testa. Ti chiedo scusa perché non sapevo cosa c'era in quella chest chiusa. Quella chest chiusa. Ma quanto dura? Ma ti a prego, proposito... Torniamo a fare rap. Effettivamente sarebbe da fare. A proposito di Ciccio, tu hai mai visto i meme su Ciccio Gamer? Me ne appaiono tanti. Signor quelli Bumbo, nuovi, grazie per la sub, venuto a fermare il partito. Santo, santo. Apriamo un mondo a Danny. Con le mani. Ci sono tutti i spezzoni dei video presi e ci fanno una storyline. Un po' di maranza. Oh, 17 kill. Ho fatto una strage. Vabbè, quanto lunga, dai, faceva più ridere se la tagliavi. Troppo lunga. Sinceramente no, non ci sto. Mi spiace. Giocare. Prenderò provvedimenti. Il ciccio poliziotto che multa il ciccio, no, il vero ciccio. Vengono portati in tribunale, questo l'abbiamo già visto. Ma quanto dura sta roba, allora, ma anche meno. Allora, ma che caga. Sì. Mo vi spiego, Qui sono stato un pezzo di merda, regà, Qua sono stato un pezzo di merda, perché se vedono... Ma poi non è vero, in Maranza quanti punti saranno? Ma non tanti, dai. Maranza non valgono mica tanti punti, sono tutti quanti giovani e sani. Ma no, ma che E50? Se allora, no, non funziona così, allora. Maschio e donna dai 0 ai 30 sono 5 punti. Massimo. Dai 30 ai 60 i punti sono 10. Se è un ciclista vale 20, ma se il ciclista è anziano si arriva a 30. Vecchietta vale 40. Quindi, vecchietta in bici non esiste per me, quindi non c'è il punto. Maranza secondo me non vale... Boh, faccio 10, ma perché è un Maranza, non di più. Guardate, io non ho voluto ammazzare uno solo. Quindi che ho fatto? Con lo scar, mi sono salito sopra. Con lo scar. Boom, botta a lui. Ho visto che non c'era il sovrascudo. Ho detto, vabbè, questo già sta messo una merda. Ho visto l'altro, ho detto, sai che c'è quest'altro l'ammazzo, perché c'ha la skin, vabbè, sono tutti i ragionamenti miei. E che bravi che sono. Questo è il mondo incredibile di TikTok con roba pazzesca.
bitch, I'm on a rampage, mask on my damn face. Ah, era per i ganci. Mamma mia. Che cazzo? Rampage, mask on my damn face. Madonna mia, ma che cazzo? Ah, era per i ganci. Mamma mia. Madonna. Questo l'ho visto, sto video. Questo l'ho visto. Questo l'avevo visto. Madò, che ansia fare una roba del genere, bro. No, era proprio la corda. Era proprio la corda che teneva. Adesso lega male il peso. Ah, il bungee jumping. No, io questo non lo farei mai. Tu la... No. No, assolutamente. No, raga, non posso, soffro di vertigini, raga. Ma tu sei fuori, no, no, raga. Se 10.000 sub, se tu stai sognando, guarda una roba del genere, per meno di 100.000 sub non la fare mai. Ragazzi, questo era il mio TikTok. Un po' deludente. Soffro di vertigini, raga. Vedo di solito, anche poco fa stavo aspettando di fare questo video giù in studio e mi sputava la peggio merda. TikTok evidentemente ci conosce. Danny è abbastanza provato, diciamo, cos'era da questo. Il numero selezionato? Che cos'era il numero selezionato?